ricomincio da dove ho finito, dall'Emilia Romagna, che è una terra di gente che lavora, che sa lavorare, di gente che sa però divertirsi. Bologna poi è una città ricca di cultura, se non sbaglio a Bologna c'è l'università più vecchia del mondo, no? Di arte. Credo che sia un'opportunità importante quella di guardare anche a quella che è stata la storia di una società. Questa è una società che ha vinto, se non sbaglio, dal 24 al 64 qualcosa come 7 campionati, che negli anni, i primi anni 70 ha vinto 2 Coppe Italia. È chiaro che sono passati tanti anni, però credo che quella storia insegni qualcosa a tutti quanti noi ancora oggi. E il Bologna e la città di Bologna, io credo che abbiano, sono convinto che meritano di stare in questa categoria, in Serie A. E quindi per noi sarà importante da qui in avanti lavorare in questo senso. Non so se qualcuno di voi ricorda Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, dove dice che bisogna conquistare ogni singolo centimetro, no? E noi dobbiamo con ogni forza, con ogni energia, conquistarci ogni punto che ci permetta di mantenere questa categoria. Questo è il mio obiettivo, il nostro obiettivo, deve essere l'obiettivo comune. E ci proveremo fino in fondo. Oggi ho fatto il primo allenamento, ho avuto modo di conoscere i ragazzi. Già il direttore, insieme a Marco Di Vaio, mi hanno raccontato molto, insieme a Fenucci mi hanno raccontato molto di questa squadra in questi giorni, e adesso devo e la voglio vivere sulla mia pelle questa squadra. Se i giocatori sono bravi, se i giocatori sono buoni, se i giocatori hanno qualità, io credo che giovani o meno giovani alla fine si riesca a tirare fuori qualcosa di importante, e io sono qui per cercare di far sì che loro possano rendere al massimo. So, come ho detto loro oggi, che io non posso nulla senza di loro. E quindi tutti insieme dobbiamo essere bravi a tracciare la linea che ci porta ad ottenere questo risultato, che sarà fondamentale. Sono convinto di poter essere all'altezza, e una cosa è certa, tutte le energie adesso saranno rivolte per centrare questo obiettivo e dare soddisfazione a chi ha creduto e crede nel sottoscritto, che credo che sia estremamente importante. E io credo che un presidente come c'è attualmente a Bologna, che ha ripreso in mano le redini di questa società, che veniva da una situazione estremamente difficile, è un presidente così, ha tutte le intenzioni e la volontà di riportare Bologna veramente a dei livelli importanti. Chiaro che diventa fondamentale questa annata qui, diventa fondamentale riuscire a limitare, diciamo, tra virgolette, i danni, e quindi di mantenere assolutamente questa categoria. Da lì in poi io credo che ci siano veramente delle prospettive importanti. Quando le persone non sprecano troppe parole, vuol dire che danno un peso importante a ciò che dicono, e questo per me è estremamente positivo.